Breve storia in pillole di Fico, questo sconosciuto. Allora, seconda puntata, riassunto della puntata precedente. C'era una volta il CAB, il Centro Agroalimentare di Bologna, fa un grande centro direzionale. In questo centro direzionale arriva la facoltà di agraria, quindi arriva Andrea Segre in qualità di preside e dall'alto della sua terrazza vede il CAB e gli viene una gran voglia di comunicare col CAB. Ha delle idee, quali? Beh, si vedeva che era una grande struttura, il centro direzionale nella prova, forse sovradimensionata, in crisi già allora, forse nata morta potremmo dire, e quindi ho provato come preside a trovare qualche legame, qualche accordo, qualche collaborazione, tanti docenti, ricercatori, anche studenti che possono occuparsi, dare dei consigli, vedere di rivitalizzarlo. A dialogare col CAB. E come è andato questo dialogo? Beh, diciamo, non c'è stato. In realtà non siamo riusciti a comunicare, non siamo riusciti a fare nessun accordo, non ha funzionato. Quindi a un certo punto poi ho pensato, nell'ottica del ricambio, ma perché non mi candido a fare il presidente del CAB? Così un dialogo poi, diciamo, può avvenire. Certo, può essere un monologo davanti allo specchio, insomma, può essere una relazione molto stretta. Alla fine Andrea Segre è diventato presidente del CAB. E allora, come presidente del CAB e ancora, non so fino a che punto, rettore di Agraria, cos'è accaduto tra te e te? Cosa vi siete detti? No, io sono stato nominato presidente dal sindaco di Bologna nel luglio del 2012. Perché da sindaco di Bologna, scusa? Cosa c'entra? Il Centro Agroalimentare è una società partecipata e l'80% delle azioni sono del comune, quindi l'azionista di maggioranza è il sindaco e la giunta è il comune. E lo scopo di CAB è di gestire i servizi del mercato ortofrutticolo e appena entrato ho visto quello che effettivamente temevo, uno spazio enorme, sottoutilizzato, bello, molto bello, perché l'architettura, il legno, insomma, richiama una struttura che ha già una sua bellezza, che però lentamente si è svuotata, con tanti operatori che vendono dei prodotti buoni, che fanno bene alla salute, ma anche all'ambiente, che pian pianino fallivano, uno di qua, uno di là, in quasi 8 ettari di struttura. Ma non è che fallivano tutti nello stesso punto, uno all'inizio, uno alla fine, uno in mezzo. Allora lì c'erano due questioni: o si chiude lentamente perché costa gestire una struttura così grande, costa la luce, il riscaldamento, il raffreddamento soprattutto per conservare l'ortofrutta, oppure pensiamo a un grande progetto di rilancio, a qualcosa che valorizzi in realtà un bene pubblico. E quindi allora avete pensato, diciamo, a un rilancio vero e proprio del CAB. È bello questa immagine delle aziende che purtroppo falliscono a macchia di leopardo. E visto che è possibile a fine smacchiare le macchie dei leopardi, ci avete provato modificando il CAB, rendendolo ancora più ecocompatibile. Qui finisce la seconda puntata. Nella terza puntata parleremo di come è messo adesso il CAB.